Ecco pronti allora Isabella Tobias dei Leaders Stand Unions, loro si allenano a Novai, anche loro sono seguiti da Igor Speedman e li vede anche Barbara Fusarpoli. E proprio Barbara mi diceva: sono carichi, sono molto contenti perché Isabella finalmente, proprio in extremis, ha ottenuto la cittadinanza lituana e questo permetterà alla coppia di essere presente all'Olimpiade. Isabella Mima, una splendida Marilyn Monroe, Isabella Tobias, The Leaders Stand Unions con la loro show dance. Veramente molto piacevoli, si vede che Isabella è proprio entrata nella parte perché è entusiasta, si vede, le brillano gli occhi fin dall'inizio e veramente ha interpretato questa Marilyn in maniera molto, molto frizzante e divertente. E da questo punto di vista magari si può notare che invece Dividas rischia di essere un pochino più indietro dall'aspetto coreografico, sicuramente è un ottimo portor, però Isabella si spicca terribilmente. E programma interessante, belle le transition, quindi le transition su tutti quei movimenti, la coreografia che vanno a legare. E guarda chi c'è, Barbara Fusarpoli con Igor Speedman. La nuova premiata ditta, possiamo iniziare a dirlo? Dai, sono veramente contenti. È bello quando si vedono i ragazzi che escono dalla pista e sono soddisfatti di quello che hanno fatto. E le transition, stavo dicendo, sono quei movimenti, quelle coreografie, quei passaggi che vanno a unire gli elementi, se no sarebbe semplicemente una carrellata di elementi tecnici, no? Bisogna inserirli nella musica, fare in modo che gli elementi sottolineino le note musicali e le strofe, le frasi musicali, che ci sia sempre un cambio di posizione, mai vedere dei ragazzi che vanno mano nella mano, perché risulterebbe
sarebbe una rincorsa troppo facile, soprattutto nella danza. Un coppia d'artistico accettato perché è una disciplina differente. E poi magari fare anche una ricerca di passi differenti, non solamente incrociati avanti, incrociati indietro, ma anche qualcosa di più. Questa è bellissima la posizione di Isabella per questo sollevamento, vedete che lei cerca di tenere la spaccata, e la spaccata deve essere tenuta in questo sollevamento rotational per almeno 5 giri perché manca l'ingresso difficile, ma ricordiamoci che non deve mai superare i 6 secondi. Davvero, vedendo anche questi replay, si nota davvero come lei sia, hai detto bene, entrata nella parte, proprio sprizza gioia, allegria, davvero bellissimo. Hi Sam. Vediamo un po' se riescono, beh sicuramente secondo me a livello tecnico sì, riescono, guarda, a essere livello davanti. Di components, vediamo adesso alla fine. Avranno degli ottimi components se vengono confermati a 28 e 48, così confermato davvero buono. 28 e 28 per quanto riguarda il tecnico e 28 e 48 per i components, un 56 e 76 che li porta in seconda posizione. Insomma la sensazione avuta era veramente buona per questi ragazzi. Sono entrati nella parte, sono entrati anche nell'allegria che deve dare, che deve dimostrare questo finster. Infatti adesso inizieremo a vedere veramente una sfilza di programmi invece costruiti in modo